Ma la pompa di calore riesce a fare acqua calda per tutti i bambini di un asilo? Ciao, io sono Samuele e benvenuto in questo nuovo video. Sono appena tornato dalla Toscana, dove ho collaudato una pompa di calore di tipo professionale da 450 litri per fare tutta l'acqua calda di un asilo comunale. Anch'io ho un bambino piccolo e questo progetto mi ha subito entusiasmato. Wow! E con il progettista abbiamo pensato di recuperare il calore disperso dalla caldaia per produrre acqua calda sanitaria. Ma se vuoi ricevere in anteprima i miei video e saperne di più sulle pompe di calore, allora clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. Eccomi qui a Prato, allora, dove c'è la pompa di calore per acqua calda che va a servizio dell'asilo. Ora andiamo a collaudarla. Nel caso specifico abbiamo studiato con il progettista la soluzione per rendere autonomo l'asilo nella produzione di acqua calda sanitaria, pur mantenendo la vecchia caldaia per fare il riscaldamento. La pompa di calore quindi preleva l'aria dalla centrale termica, che è piuttosto calda per colpa delle dispersioni della vecchia caldaia. Quindi abbiamo pensato con il progettista di sfruttare il calore dell'aria che sarebbe comunque buttato via e disperso. Questa aria calda quindi la prendiamo e la utilizziamo nel nostro ciclo frigorifero per produrre acqua calda sanitaria. In questo modo, a parità di litri prodotti, riusciamo a consumare meno energia elettrica. Questa pompa di calore è collegata online, quindi possiamo visualizzare a distanza cosa succede. E nei prossimi video ti mostrerò quanta acqua viene utilizzata e quanto consuma. Se ti è piaciuto questo video, allora clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei nuovi video.